Confrontarsi, affrontare insieme la malattia e capire come interfacciarsi con le istituzioni, specialmente quelle sanitarie. È quello che da circa un anno sta facendo un gruppo di malati oncologici insieme ad alcuni ricercatori del Dipartimento Universitario di Arezzo attraverso il progetto ribattezzato Supportarsi. Una iniziativa sulla quale hanno fatto il punto medici, Calcit e le altre poche realtà similari in Italia. È un gruppo di persone che condividono un'avversità e si incontrano per apprendere gli uni dagli altri, soprattutto per conquistare un potere che gli viene dalla loro esperienza. E come si vogliono configurare come gruppo, come comunità, che come tale poi si confronta con le diverse istituzioni. La cosa interessante è ritrovarsi oggi qui per poter mettere in valore questa esperienza e quindi poterla condividere con quella condotta dalla professoressa Fabbri qui ad Arezzo e creare anche un movimento un po' più che sia più riconoscibile, che possa avere anche una maggiore capacità di interrogare le istituzioni e l'organizzazione sanitaria in particolare rispetto alla necessità comunque che ci sia una riorganizzazione e una ricentratura sul paziente fondamentalmente. Cosa ha significato per lei concretamente aderire e partecipare a questo progetto? Da una parte potermi confrontare con altre persone che attraversavano un'esperienza simile alla mia, e dall'altra ripescare dentro di me quello che di positivo ci poteva essere in questa esperienza che io ho vissuto personalmente, mettendolo a disposizione di altri. Ecco, credo che il fatto di sentirsi una risorsa per altri che attraversano un problema simile o che potrebbero ipoteticamente in futuro attraversarlo abbia una valenza estremamente positiva per il soggetto che si ritiene risorsa e per gli altri che auspicabilmente possono beneficiarne.